È il tempio della velocità con medie che raggiungono i 250 all'ora, punte da oltre 360 e violente frenate con tagli di velocità di oltre 250 all'ora generano accelerazioni longitudinali di 4,5G, condizione operativa che alza repentinamente le temperature delle mescole fino a picchi di 130 gradi. L'elevata energia dissipata in staccata e dalle alte velocità genera una deformazione prolungata della struttura dei pneumatici, aumentando il livello di stress a cui le coperture sono sottoposte. Con un carico aerodinamico molto ridotto, l'aderenza è indispensabile per ottenere la massima prestazione e ottenuta in gran parte proprio dalle gomme, chiamate a garantire anche massima precisione nelle varianti e nei cambi di direzione a fronte di una ridotta spinta laterale in curva. I cordoli molto pronunciati, che in uscita delle curve veloci vengono spesso toccati dagli pneumatici, generano stress sulla carcassa, che in tal modo smorza parte delle vibrazioni a protezione delle sospensioni. Il basso carico aerodinamico e grandi decelerazioni in frenata possono innescare bloccaggi che danneggiano il battistrada.